tenere in vista il passo. Sì, sì. Non so ancora, tanto di lì non riesce a fare niente. Questo posto ha un valore in questo istante, sta salendo di prezzo questo posto. Ma come può sedere? No, sono 2 milioni per sedersi. Scherzavamo. Andrea, dove vai? Andrea, vieni qua. Allora, benvenuti a tutti. Tanto adesso noi facciamo la presentazione della mostra, quindi veramente inutile che continuate a spingere. Siamo felici come Made Expo di dare il nostro benvenuto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, che anche quest'anno viene a inaugurare Made Expo, fiera dell'edilizia, fiera che scommette sul rilancio del sistema delle costruzioni in Italia. Caro Ministro, grazie di essere venuto. Abbiamo fatto insieme un giro dei padiglioni. Che cosa l'ha colpito nell'incontro con gli imprenditori che ha visto stamattina? Beh, innanzitutto permettetemi di ringraziarvi per l'invito, era un appuntamento che avevamo fissato. L'imprenditore che mi parlava del Job Act e quindi della possibilità, mi diceva assumeremo con le nuove regole. Ecco, io credo che dobbiamo cogliere tutti insieme la sfida di questa ripresa che stiamo portando avanti e di un'Italia che può guardare con positività al proprio futuro. Voi siete sempre stati all'avanguardia nel combattere la crisi, il vostro settore, e a subire le conseguenze di una crisi drammatica. Chi mi ricordava, chi fa porte blindate, mi diceva è evidente che il 60% di crisi dell'edilizia ha ucciso anche tutta la filiera industriale. Io credo che dobbiamo essere in prima fila anche per la ripresa e ripuntando solo sull'unica nostra capacità che abbiamo, che è la qualità, che è la nostra capacità di investire, la nostra capacità di fare, di investire sul capitale umano, sulla ricerca e su quello che qui si vede, anche nel fare il complemento, non solo nel fare l'arredo, e anche nel fare i prodotti fondamentali per l'edilizia e per la costruzione, che sono quelli che ci hanno sempre fatto. Quindi grazie veramente di cuore, non potevo mancare a questo appuntamento e forza e coraggio perché ce la faremo. Grazie Ministro, soprattutto per il messaggio di fiducia che ha dato direttamente ai nostri imprenditori. Ci troviamo qui all'interno della mostra principale di Made che si chiama Building DX. Come giustamente diceva il Ministro Lupi, si colgono piccoli segnali di un cambiamento di tendenza. Tra l'altro questa mostra mi sembra veramente emblematica in quanto crea un legame tra Made Expo e Expo, che tra un mese e mezzo, non due come dice De Ponte, purtroppo lo so perché è tutti, tra l'altro pensate che lo stand di Confindustria non abbiamo ancora iniziato il montaggio e non potremo iniziare prima del 7-8 di aprile. Dagli uffici c'è all'estero e dunque è un partenariato fortissimo pubblico-privato che porterà i suoi risultati. Sono previsti oltre 400 incontri al giorno tra imprese italiane e operatori stranieri. Bene, benissimo, ma qui siamo a Milano, siamo in Lombardia, allora l'assessore Beccalossi, voglio fare una domanda. Made Expo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del sistema fieristico europeo ed era proprio questa l'innovazione alla quale mi riferivo, esatto, caro Presidente Squinzi. La nostra fantasia al servizio di tutti, certo, i paesi che hanno scelto di dare la loro testimonianza ad Expo. Bene, ma poi siccome qui il nocciolo duro, il cuore di tutto sono le costruzioni, chi meglio del presidente di ANCE, Paolo Buzzetti? Ma quanto abbiamo sofferto tu e io assieme? Abbiamo sofferto moltissimo e non è ancora finita. Abbiamo perduto 800.000 posti di lavoro, abbiamo perduto il 60% dei finanziamenti privati,
abbiamo perduto più del 50% di investimenti in opere pubbliche. Come ha detto il Ministro e come ha detto il Presidente Squinzi, in realtà stiamo assistendo ai primi segnali importanti di cambiamento dovuti ai macro dati che sono stati ricordati, dollaro, petrolio, finalmente la Banca Centrale Europea che dà denari, ma anche una serie di questioni, ad esempio come un diverso prodotto dei mutui dell'edilizia che è stato anche favorito da un intervento del governo con la Cassa Depositi e Prestiti e che ha reso possibile mettere in concorrenza le banche che hanno offerto ormai dall'anno scorso prodotti di mutui migliori. Il risultato si è visto, abbiamo un 3-6% 2014 su 2013 di compravendite in più. Gli italiani, per i quali la casa è tutto, è la vita, sono tornati ad interessarsene e nell'ultimo quadrimestre dell'anno scorso addirittura siamo al 7-1% in più di compravendite rispetto al 2013. Questo risveglio, accanto a un certo aumento anche con l'allentamento del patto di stabilità di 1 miliardo di interventi negli appalti che sono cresciuti del 30% come numero rispetto sempre al 2014 rispetto al 2013, sono primi segnali di un inizio di disgelo e di un'occasione in cui abbiamo potuto notare anche al MIPIM a Cannes gli investitori stranieri finalmente ritornati ad interessarsi dell'Italia, quindi esposta al centro delle attenzioni internazionali. Non dobbiamo perdere questa occasione, certo che non sarà semplice, dobbiamo fare tante cose, recepire le nuove normative sugli appalti, aiutare questo fenomeno anche con una normalizzazione delle tasse sulla casa che sono ancora troppo confuse e che frenano la certezza e diciamo interrompere una tassazione che non si regge, però c'è la grande occasione per cominciare a ripartire. A tutti i livelli, dai conti pensionistici ai conti in generale del deficit dello Stato, quindi impegniamoci, le aziende sono pronte a impegnarsi, ce la metteremo tutta e queste manifestazioni sono in modo particolare questo ponte tra... Quindi...